515 microimprese in meno. L'edilizia spinge in basso con 256 aziende che hanno chiuso i battenti, metà delle quali si trovavano nell'Aquilano. Sono i dati di chiusura del 2018, nella fotografia scattata dalla CNA Abruzzo con Aldo Ronci, su dati di Movimprese. Secondo questi dati l'artigianato abruzzese è il malato cronico delle economie regionali. Lo scorso anno le iscrizioni ammontavano a 1.604, le cessazioni a 2.119, con una differenza negativa di 515 unità. Tra le province abruzzesi, male a Chieti, L'Aquila e Teramo, meglio Pescara. A spingere verso il basso la microimpresa e l'artigianato, soprattutto il comparto delle costruzioni. Il bilancio infatti è di 256 unità in meno, 104 sono nell'Aquilano, contro le 97 del manifatturiero, le 58 della ristorazione, le 56 dei trasporti, le 16 dell'autoriparazione. Con i solo servizi alla persona più 33%, pulizie e giardinaggio più 11%, in condizioni di esibire qualche saldo inattivo invece. Eppure l'artigianato e la microimpresa restano in Abruzzo il più vasto giacimento di occupati. Questo perché rappresentano, secondo Aldo Ronci, il 96% del totale e impiegano il 56% degli occupati, mentre in Italia rappresentano il 95% e impiegano solo il 45% degli occupati. Quanto all'Abruzzo che si avvia al voto, dice la CNA, abbiamo sottoposto all'attenzione dei candidati, spiega Ronci, un pacchetto di misure e provvedimenti, dal credito alla trasmissione di impresa, dagli aiuti per l'internazionalizzazione allo sviluppo della digitalizzazione, che a nostro dire, conclude la CNA, possono aiutare l'artigianato abruzzese, sofferente, a riprendere il fiato.